questo nuovo video. Oggi un video in collaborazione con Kika73. La mia amica Erika di solito fa tantissimi di questi video degli ultimi acquisti che ha fatto con prodotti di cancelleria, insomma, libri, cosine che sono più personali che per la casa. Quindi abbiamo deciso, facciamone uno in collaborazione e anche io adesso vi mostrerò praticamente le ultime cose del mese di marzo in pratica, che ho comprato per quanto riguarda i libri, la cancelleria e i vari cosine che mi piacciono, che comunque non riguardano detersivi e prodotti per la casa. Allora, prima cosa, questi, alcuni sono anche per i bimbi. Prima cosa abbiamo trovato questi due bellissimi salvadanai, sono meravigliosi. Perché praticamente abbiamo cominciato a dare la paghetta ai bambini. Quindi abbiamo pensato, ok, diamo la paghetta, però dove gliela mettiamo? Allora, per caso, eravamo, mi sembra, dal Mauris a prendere detersivi, abbiamo trovato questi due qui, 99 centesimi l'uno, cioè neanche, sono talmente carini che neanche a lasciarli lì, anche se non mi servivano, l'avrei voluto comprare lo stesso. E poi abbiamo preso tutta una serie di cosine per Sara, che anche lei si sta rivelando un amante della cancelleria, una cosa peggio di me da bambina. Non è ancora arrivata ai miei livelli, eh. Poi ci arriverà. Da grande mi sono ridimensionata, però adolescenza ne avevo un'infinità. Quindi lei ha il suo diario segreto, che adesso è appassionata di panda. Quindi abbiamo questo diario segreto abbastanza cicciotto. L'abbiamo preso. Mi ha detto di non aprirlo perché l'ha già cominciato a scrivere. Non lo apriamo, non so neanche. Non mi ha dato nemmeno la chiave, non so nemmeno dove ce l'ha lei. E siamo stati in una libreria qui di Lucca che si chiama Libreria Sapiens. Ah, no, c'è la chiave. Libreria Sapiens, per chi è della zona Borgo Giannotti. Quindi non so l'indirizzo preciso, comunque Borgo Giannotti, Libreria Sapiens, se uno la cerca su Google la trova. E ha un'infinità di cosine per bambini, ragazze, insomma, chi più neanche ne metta, perché se anche noi siamo appassionate, nessuno toglie di poterle comprare. Dove abbiamo preso per lei questo diario segreto che abbiamo pagato, mi sembra, 14,50. Poi abbiamo preso questo bellissimo astuccino in silicone, l'avevo già adocchiato in un altro posto. Amo, c'è il corriere! L'avevo adocchiato in un altro posto e avevo intenzione di prenderglielo. Però non volevo far, cioè, volevo farglielo la sorpresa. Quando eravamo lì, lei lo ha visto, ha detto: ma lo posso prendere, lo posso prendere. Praticamente ha fatto così. E qui ci metti tutte le penne dentro. Quando lei mi ha detto che voleva proprio esattamente quella forma di panda, mi sono detto no, bisogna che te lo prenda. Quindi ho detto no, vabbè, glielo prendo. Inutile farle la sorpresa dopo, che tanto eravamo lì. E quindi abbiamo preso diario segreto a forma di panda. Sì, a forma, col panda. L'astuccio a forma di panda, mi sembra che l'abbiamo pagato sulle 13 euro. Ma purtroppo l'ha messi già in atto tutte le cose e non ricordo precisamente i prezzi. Comunque 14,50 il diario e mi sembra 13,90 l'astuccio, credo, una cosa del genere. Poi questo piccolo notebook che tra l'altro è così. Qua, se riusciamo, c'è il meteo e la data. E questo qui fa pandan con il mio che ho preso al negozio vicino casa qualche giorno prima della libreria. E io ho preso questo, sempre uguale, anche io l'ho già messo in atto, in funzione, ma però anche questo è più grande ovviamente. E poi anche questo ha il meteo e la data. Sono fatti lo stesso, però considerate che questo, io al negozio vicino a casa l'ho pagato 3,95 euro. Questo in libreria 3,95 euro. È della stessa cosa, della stessa serie. È della Legami anche questo. Comunque, la libreria è meravigliosa, quindi non ci sono problemi, ci andiamo lo stesso. Poi abbiamo preso questa penna tutta frou frou, l'abbiamo presa dai cinesi. Ho
Ora, le cose della scuola, quelle classiche, non ve le sto a far vedere perché là nell'astuccio non ho poi, cioè, sono penne proprio, cioè queste in pratica. Questa è una che è rimasta a me e lei ha queste. E in più, a parte, ce l'ho io adesso qua, lei ha tutte queste, che lei è innamorata di queste pennine. Abbiamo questa con tutte le, che c'è scritto qua, Bloom Your Own Way, ed è con l'inchiostro turchese. Poi abbiamo il panda immancabile, se riusciamo a metterla a fuoco. Metti a fuoco il panda, che è troppo carino. Insomma, più o meno l'abbiamo visto. E ha l'inchiostro black, quindi nero. C'è scritto abbracciami. Poi abbiamo, questo penso sia l'orsacchiotto, se riesco a farvelo vedere. Maremma zucca. Non va. Ha difficoltà a mettere a fuoco le cose molto piccole. Allora, e questo qua ha l'inchiostro blu e c'è scritto Sogna in grande. Poi abbiamo, questa è stata la prima le prime pennine che abbiamo preso di marzo, proprio i primi del mese. E questa qua ha l'inchiostro rosa e c'è scritto Credi nella magia. Poi abbiamo una delle ultime che è una delle mie preferite. Allora, questa in realtà è nata comprata per me, però mi sono resa conto che non riesco a scrivere con le penne a gel. Quindi io ho detto, Sara, l'ho usata un paio di volte, te la vuoi, tanto io non la prendo, non riesco a scriverci. Quindi lei l'ha presa molto volentieri, perché che dici? Allora, questo qui è uno dei miei preferiti, è meraviglioso. Madonnina, questo è troppo carino. Aspettiamo un po', se riesco a metterlo a fuoco in un punto. Oh, non ce la possiamo fare. Non la mette a fuoco. Però, questo qui c'è. No problema. Bellissimo. E questo ha l'inchiostro, se non erro, blu. Sì, esatto. Ma cioè, la meravigliosità di questa penna tutta così colorata. Cioè, no, troppo forte. Quindi questa, e poi abbiamo il gatto, il gattino, che come al solito non c'è verso di farvelo vedere. Micio micio. Sì, curioso. E questo ha l'inchiostro, nero ovviamente, me lo ero immaginato. Poi questa qui, che all'inizio l'avevo presa una per Elia, perché a lui piacciono molto i dinosauri. Quindi quando ho visto questa, all'inizio, cioè lui ha la sua. L'ho presa, poi Sara piano piano l'ha vista, l'ha studiata un po', mamma, ma piacerebbe anche a me. Allora una mattina sono andata e io sono andata a prenderlo, e qui ovviamente c'è, cioè, roar proprio, cioè. Queste sono bellissime, sono bellissime. Il bello di queste penne, se non le conoscete, che non avete mai utilizzate, praticamente puoi andare ad acquistare, una volta finito l'inchiostro, andare a acquistare il refill, e te la penna ce l'hai per sempre praticamente, finché fanno il refill c'hai la penna. Quindi le cose di Sara, ah no, non sono finite. Sembrava. Praticamente adesso l'ha messa qui per farvele, intanto le tiene nell'astuccio. Praticamente abbiamo anche questi qui, che sono evidenziatori, sempre della stessa famiglia. Ci sono fatti così, quindi a pastello. Ora ve li faccio vedere, perché poi ci sono anche i nomi. Ok. Quindi ci abbiamo Happy, poi ci abbiamo Crazy, un po' pazzerello, e abbiamo anche funny, quindi divertente, e infine abbiamo angry, quindi arrabbiato. Questi, e poi li rimetto lì. E poi abbiamo questi qua molto carini, che sono quelli tutti colorati. Abbiamo stressed, quindi stressato, curioso. Mi si vede bene e non si vedono i pennarelli. Poi abbiamo Dreamer, sognatore. E poi abbiamo Surprised, quindi sorpreso. E poi abbiamo, sono carini, però li ho pagati, mi sembra, 3,95 a confezione. Positive, quindi molto positivo. E infine abbiamo
In love, quindi innamorato. Questo. Innamorato. Quindi questi qui mi sembra di averli pagati, se non erro, 3,95 euro e sono 5. Non è preso male. Poi, per me, Luisa mi ha comprato questo qui praticamente ieri, perché ero a corto di un evidenziatore. Non l'ho ancora toccato, è bello nuovo e me lo prenderò e ne riapproprierò subito. Ok, poi passiamo alle altre cose. Abbiamo preso stamattina dai cinesi questa spazzolina qua, 1,99 euro, perché devo spazzolare i capelli a Sara molto spesso per via dei riccioloni che ha, e quindi mi faceva comodo una spazzola. Una l'avevamo già, ma si erano rotti i dentini, quindi stamattina sono andata a fare una scappata dai cinesi e l'ho vista e l'ho presa subito. Per la cartoleria mi era rimasto fuori, mi pare, sì, solo questo, le colline. Queste colline qui io le trovo dai cinesi, il Family Center. Non so se è una catena, quindi da qualche parte ci dovrebbe essere. Praticamente sono più durature queste qui che quelle dell'April. Come si chiama? Quelle rosse. Non mi ricordo come si chiama. Poi, e queste qui mi sembrano 1,49 euro o 1,99 euro. Io poi ho preso. Io adoro accendere le candele bianche. Cioè, lì sta urlando gioco, mentre gioca. Queste qua le abbiamo prese e sono 53,99, se non sbaglio il prezzo. E l'ho presa sempre dal Family Center. Poi mi sono fatta un po' di scorta di incensi e abbiamo preso lavanda, mirra, meditazione e muschio. Poi non c'erano grandi scelte stamattina. Comunque 79 centesimi a confezione, ce ne sono 20 dentro. Di solito prendiamo quelle scatoline, una specie di esagonale. Non ce n'era manco uno, non so. O hanno cambiato e hanno messo direttamente questi, non saprei. Poi Luz per gli incensi ha preso anche un porta incenso. Ora ne abbiamo uno fatto tipo questo verde. Io so una specie di piattino dove ce ne vanno tre. Poi mi sembra che forse c'ho qualcos'altro, ma non mi ricordo dove. Comunque, accendendoli spesso, io tendo ad accendere la candela bianca con l'incenso e poi c'ho da qualche parte, c'ho il portacandela, ce lo metto dentro. E poi c'ho i cristalli, metto i cristalli intorno alla candela bianca e all'incenso, così si purificano e si ricaricano i cristalli, tipo per esempio questa è ametista. Io porto sempre con me un bracciale di ametista, che io questo tendo a rigenerarlo, quindi ricaricarlo con l'acqua corrente fredda. E adesso vi faccio vedere tre libri che abbiamo preso questo mese. Di solito non compro tantissimi libri, sono una volta compravo talmente tanti libri che poi sono arrivata che ne avevo un'infinità. Adesso sono molto selettiva e tendo a prenderli piuttosto alle casine del libro, quindi dove io poi porto magari qualcosa e prendo qualcosa in cambio. Così cerco di bilanciare un po' la quantità di libri che ho in casa. Però questi qui sono un argomento che mi interessava, cioè è un argomento che mi interessa proprio tanto, quindi ho preso. Cioè, ho preso, me l'ha regalato Luisa. Siamo andati alla libreria. Questo qui è l'arte moderna dei tarocchi. Contiene il manuale e un mazzo di tarocchi. Cioè, questa qui è una cosa. Allora, chi non è interessato, ovviamente non è interessato, però per chi non conosce i tarocchi e vuole magari avere una infarinatura, insomma, è una cosa molto molto interessante. Questo librino qua è abbastanza massiccio, studiato bene, cioè ti fa comprendere l'arte dei tarocchi non approfonditamente, però in un'infarinatura generale, più ti dà il significato di tutte le carte. Quindi questo è stato una cosa molto interessante e ovviamente non è che l'ho preso per la divinazione in sé, nel senso che io non voglio stare a fare, no, quel, come si chiamano?
Non mi ricordo, c'è un modo che si dice quando si fanno le carte, ma non. Quello che viene visto praticamente in maniera negativa, che fa le carte per ingannare. Non c'è, no, no, ma neanche lontanamente. Io sono interessata alle carte più che altro per scoprire l'energia dei tarocchi, sui tipi per il tuo benessere e la tua crescita personale. È una cosa, siccome sono in un percorso di crescita personale e di risveglio spirituale. Ho trovato molte risposte nella divinazione nei tarocchi, molto interessanti, e quindi poi le varie energie nei cristalli, insomma, è un mondo che mi ha sempre affascinato e da quando mi sono avvicinata proprio appieno a questo mondo sto trovando tante risposte anche su me stessa e soprattutto su me stessa perché poi è quello che mi interessa di più. E comunque guarda, questo è il mazzo dei tarocchi, cioè questi tarocchi sono stupendi. Quindi questo l'abbiamo preso a questa libreria che dicevo prima di Sapiens. E ci sono anche altri mazzi che mi interessano. Allora, questo qua, il libro con il mazzo di 78 carte dovrebbe essere 22,90 euro, quindi è un prezzo abbastanza accessibile. In più, per approfondire l'argomento proprio dei tarocchi, ho preso Leggere i tarocchi, una guida e molte idee per esperti e principianti. Non riuscivo a leggere al contrario. E questo qua, 15,90 euro. E questo l'ho già cominciato in questi giorni. E è molto interessante e molto esplicativo. Qui c'è proprio un approfondimento da come sono nati e tutte le varie vicissitudini legate poi ai tarocchi e alla divinazione. Quindi questo è molto argomentativo, quindi molto interessante da leggere. Il papà invece, il marito, ha visto questo qua. Io poi sono un appassionato, quindi queste cose mi intrigano. E lui ha visto questo, ha detto: lo prendo per me, però tanto so che poi sarai interessato anche tu. Quindi il libro degli incantesimi, sortilegi, magie e rituali. Quindi anche questo è interessante perché mi piace, non per fare la magia di per sé, però mi piace capire e comprendere tutti i vari aspetti legati a un argomento. Quindi in questo caso l'arte della divinazione, quindi i tarocchi, le varie cose sono tutte collegate, anche con per esempio l'astrologia, con la magia bianca, sono tutte collegate, i cristalli, le erbe, tutto è collegato e ogni cosa ha un suo perché. Quindi io cerco di ampliare la mia mente utilizzando questi mezzi. Quindi per il mese di marzo gli acquisti non casalinghi sono questi. Io vi mando un grande abbraccio, vi ringrazio di essere rimasti con me fino alla fine del video e vi mando sul canale di Erika, quindi ve lo taggo nelle schede, che non mi ricordo mai se sono di qui o sono di qua, ve lo taggo nelle schede così andate a vedere il suo video sugli ultimi acquisti che ha fatto. Ciao, alla prossima!